Ursula o non Ursula, il Parlamento europeo dovrà decidere oggi se confermare o meno il secondo mandato di von der Leyen a capo della Commissione europea. Europa ist für mich Heimat. Heute, fünf Jahre später, treffe ich eine ganz bewusste und wohlüberlegte Entscheidung. Ich möchte mich für eine zweite Amtszeit bewerben. Von der Leyen ha guidato l'Europa attraverso scenari imprevisti e forse imprevedibili. La pandemia, i vaccini, la guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia. Con lei è scomparsa l'Europa matrigna, ossessionata dai conti, ed è arrivata quella mutualistica che spende, e tanto, dimenticando il patto di stabilità. 750 miliardi per il Next Generation EU e altre decine per la difesa di Kiev. E poi la sfida del secolo, la transizione ecologica. Il Green Deal EU resta il suo provvedimento più ambizioso e finora osteggiato. Adesso abbiamo un Green Deal europeo che è il fulcro della nostra economia. La maggioranza per un bis c'è, anzi porta il suo nome, popolari, socialisti e liberali, 401 voti che sarebbero più che sufficienti. Ma ci saranno tutti? C'è il rischio di franchi tiratori e la sua ricandidatura in consiglio non è passata all'unanimità. La logica del consenso su cui si sono sempre basate gran parte delle decisioni europee viene scavalcata dalla logica dei caminetti. In ordine sparso gli italiani, garantito il sostegno dal PPE, Forza Italia, e dai socialisti, PD. Altrettanto certo il no della Lega e del gruppo della sinistra, 5 Stelle e Sinistra Italiana. Giorgia Meloni, per un voto che la allontanerebbe dai suoi alleati, vuole garanzie forti da Ursula von der Leyen. Sarà il modo giusto per ottenere, come sogna, il massimo per l'interesse dell'Italia? La Presidente della Commissione Europea, prima di andare in Parlamento, dovrà dire che cosa vuole fare, e quindi io penso che la valutazione vada fatta a valle e non vada fatta a monte.